Misereato tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam eterna. Confiteor Deo omnipotente, Beate Maria semper virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioannis Battista, Sanctis Apostolos Petro et Paolo, Omnibus Sanctus, Sibylle Patris, qui peccavi nihil et peccationis, Verbo et Omnes, mea culpa, mea massima culpa. Ideo prego, Beatam Maria semper virgine, Beatum Michele Arcangelo, Beatum Ioannis Battista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, Omnes Sanctus, Te fate orare per me a Dominum Deum nostro. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam eterna. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis Domine, misericordia. È un untore, questo vecchio che sapeva seduto è un untore. Ha spalmato qualcosa sulla banca con il fazzoletto. Prendetelo, è un untore. L'ho visto io adesso con i miei occhi. È un untore, vi dico, prendetelo. Cosa dite? Non fatelo scappare. Ce la passa. Ma che succede? Non sono un untore. Ma che cosa gli volete fare? Non potrò fuggire! Maledetto! Maledetto! Lasciatemi! Vendicatemi! Ma cosa fate? Così non si uccidete! Lasciate andare quel poveretto! Siete impazziti! No! No! Oh no! In nomine Patris, te Filii, te Spiritus Sancti, amen. Perdonateli, Signore. Padre, ma che fa? Benedice il demonio. Ebbene? Paure ingiustificate, qui non c'è niente di cui preoccuparsi, è soltanto un po' di sporcizia, una bella lavata e tutto andrà via. Ma è una menzogna, quello che dite non è vero, l'ho visto io, quel vecchio schifoso, mentre ungeva la panca. Assurdità. Non l'ho visto soltanto io, anche una donna l'ha visto e ha iniziato a urlare indicandolo a tutti. È vero! Avete sentito il dottore, no? È un uomo di scienza, un'autorità, uno che ha studiato e sa le cose. Quelli che voi chiamate untori in realtà non esistono. Sono frutto della vostra fantasia. Non è così che il morbo si propaga. È mio dovere intervenire per tranquillizzare gli animi, ma le confesso che la penso esattamente come loro, signor Protomedico Tadino. Voi? Anche voi credete a questi untori, a questi perversi emissari dei francesi o addirittura al malefico? Se credo in Dio, dottore, per quale ragione non dovrei credere nel diavolo? Perché il diavolo non è così stupido. Il diavolo è una creatura geniale. Non si servirebbe mai di pochi miseri untori per seminare la morte e il delirio tra la povera gente. Lui approfitterà della peste per insinuare il suo vero flagello, la paura. La paura comincerà a colpire sia l'umile che il potente, non risparmierà nessuno e sarà peggio dell'epidemia. Istruito in Senato dal magnifico senatore Monti, presidente dell'Ufficio di Sanità, il processo contro Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, che a detta di moltissimi testimoni con pestifero unguento unsero la città. Dubitandosi che tali untuosità siano state fatte con il diabolico intento di aumentare la peste che va serpeggiando nella città di Milano, il Senato intima ai due sopracitati la pena capitale. Inoltre ordina che ad arbitrio di esso magnifico presidente siano condotti nel luogo della pena e che vengano tormentati con pene corporali fino a che non sopraggiunga la morte. E i loro corpi siano levati in alto sulla ruota e subito dopo bruciati, e le loro ceneri siano gettate nelle acque del Naviglio. Dato a Milano il 27 luglio 1630.